qui? Abbastanza, direi. Ma quando soprattutto? La notte? La sera? La sera, sì. Noi a quest'ora troviamo pulito. Deve essere però fatto non può perdere. I costumi. Questo qua si potrebbe già fare la multa. Sì. Tanto le bottiglie personalizzate. Bene, lei? Bene. Senta, io avrei urgente bisogno di una pattuglia. Delle bottiglie in cui è identificabile l'osteria. Ho chiamato e non ho fatto il numero verde, però il prossimo giro faccio il numero verde per vedere se funziona. E ci ha detto che spesso lui ha notato dei camioncini, però non ha saputo identificare se ama o ditte, che addirittura passano e lasciano senza raccogliere. Cioè, il problema è che magari la gente, questo che non capisce, che vede passare un furgone, pensa perché non la raccoglie, perché magari deve fare il giro, però non è il giro suo, perché i giri sono divisi, tutto diviso. Può capitare che lei passa su questa strada solamente per andare da una per parte andare, a un'altra. Esatto. Che come utenti non possono lasciare i ristoranti, ad esempio. I ristoranti si fanno la sera, la notte, il ristorante proprio la notte. Però intanto glielo segnalo. Ma c'è sempre, bisogna aprirli, c'è sempre un indizio. Però non è certo. Si ama che la cooperativa devono garantire il servizio all'orario stabilito. Il dirigente di quest'area sta a Torpagnotto. Il dirigente di quest'area, che è il primo municipio, che è Portico d'Ottavia, sta? Che è il primo municipio e ha la sede a Torpagnotto, quindi è molto distante da quello che è il territorio servito. Non si rende conto del disservizio, se si rende conto è solo per segnalazione. Ci hanno segnalato qui al numero 8 di questa via, che poi annotiamo, l'esistenza di una serie di case vacanze e bed and breakfast che non risultano che non dai risulta. Citofoni. È una delle 33.000 utenze fantasma. E sta arrivando la polizia. Ha trovato un sacco di spazzatura abbandonata, ma la cosa interessante è che dentro ci sono tutta una serie di elementi marchiati con i loghi di ristorante. Quella spazzatura è riferibile al ristorante e quindi c'è sostanzialmente abbandono di spazzatura. In più una serie di residenti qui di questa strada ci hanno segnalato che benché non siano indicati in citofono, in questi palazzi ci sono una serie di bed and breakfast e case vacanze che potrebbero essere riferibili. Scusi, lei cosa organizza? Io tariffo il servizio da 105 in base di una programmazione. Okay. Diciamo è qua dove andiamo periodicamente in tutti i posti di Roma. Di solito abbiamo sempre una pattuglia qui la mattina e la notte. E la notte però da mezzanotte alle 6 c'è le 18 le 22. Il servizio che getta 5. Però i raccogli. Ah no, sì, qui ci sono 4 2. I raccogli, il problema è operativa per quanto riguarda cartoni, multi e ubi. Organico e il vetro. Il vetro sempre una cooperativa. Il vetro sempre una cooperativa. Si lamentano perché molte volte non c'è, non si garantisce il giro. Ci dicono che è costante, sostanzialmente la mattina sì, sostanzialmente la mattina le strade sono piene di rifiuti fino a mezzogiorno. Ma voi avete una procedura di qualità? Noi abbiamo una procedura, noi abbiamo il servizio, cioè praticamente il nostro accertatore quando esce comunica a Salamanca dove va. Se la cooperativa non fa il giro, quindi è solo su segnalazione. Che il problema la mattina è controllare la mattina presto se chi deve fare il turno di notte l'ha fatto. Cioè loro non coprono praticamente quando dovrebbe essere fatto il servizio. Esatto. Poi interveniamo. Quanti siete di verificatori? 40 e 32. E poi interveniamo su quelle che sono le segnalazioni. No, infatti è questo che sto a dire. Allora, quando c'è qualcosa, immediatamente. E quindi a quel punto la certezza della pena, piccola, grande che sia, però funziona anche da determinare. Nel momento in cui si viene a sapere che all'infrazione corrisponde una sanzione, le persone iniziano a pensarci bene. Va bene, quindi diciamo che questo stato di cose finirà a breve, perché con la sperimentazione che parte sul servizio differenziato delle utenze non domestiche dovrebbe normalizzare questa tragedia che abbiamo visto oggi. Abbiamo avuto evidenza che c'è uno scoordinamento totale. Totale.
tra chi deve accertare e chi deve controllare, quindi da febbraio sarà un servizio più capillare, quindi non dovrebbero esserci più queste criticità, e i controllori verranno coordinati insieme alle altre forze dell'ordine, e poi stiamo lavorando in un'ordinanza proprio per sanzionare in maniera più incisiva queste azioni che sono veramente dei danni ambientali nel centro storico di Roma. Ma io soprattutto farei un'altra cosa, che intensificherei, aumenterei il numero degli agenti accertatori. Agenti accertatori, quindi sì, chiedendo già anche agli operatori AMA di prendere il patentino. Sì. Perché poi sono loro a stare sul territorio, no? Sì. In maniera capillare. Quindi se già riusciamo a far sì che loro, quando vedono, perché aprono, loro già aprono. Ma loro conoscono, no? Tra l'altro, le utenze di quella strada. Quindi quello che si vuole arrivare è proprio ad avere l'AMA territoriale, municipale. E quindi sono quelli che conoscono proprio il quartiere, sanno chi butta per la strada. Quindi stiamo riorganizzando il servizio di raccolta, stiamo riorganizzando AMA affinché possa piano piano cambiare e diventare più confacente ai bisogni di questa città.